Lo chiariamo per coloro che ci stanno ascoltando. Oggi 8 luglio il centro trasfusionale dell'ospedale di Sulmona è aperto, è attivo? È attivo, non è attivo come era attivo prima, ma comunque è attivo e eroga le prestazioni che gli utenti richiedono. Il servizio resta e le prestazioni agli utenti saranno garantite, quando chiarisce l'Onda DG Luigi Dell'Orso, direttore del servizio trasfusionale aziendale, che questa sera interverrà nello speciale di Onda DG alle ore 21, assieme al responsabile del TDM Edoardo Facchini. Non allarmiamo la popolazione, rassicura il direttore dell'Orso, i lavori al centro trasfusionale di Sulmona sono stati eseguiti proprio per adeguare la struttura alle norme. Per questo, quando la ASL effettuerà il secondo sopralluogo, rilascerà l'accreditamento, annuncia dell'Orso. I lavori sono stati fatti in questa ottica, Sono stati adeguati, sono dai. stati adeguati, quindi i requisiti strutturali Sono. ci saranno tutti. Rassicurazione sulle sorti del centro trasfusionale del Santissima Annunziata, erano arrivate in giornata anche da Sarina Puglielli e Franco Celeste, dirigenti della struttura. Non si tratta dunque di una spoliazione, ribadisce dell'Orso, anche se dobbiamo ricordare che fra qualche anno sarà istituita l'Officina Regionale del Sangue, dove il lavoro sarà centralizzato, senza però depotenziare i singoli ospedali. Siamo di fronte a una riorganizzazione del servizio, dove però la garanzia e la sicurezza resteranno inalterate, fa notare Edoardo Facchini, che stamane aveva lanciato l'allarme sul futuro del centro trasfusionale di Sulmona alla luce della delibera. Era un allarme legittimo, spiega Facchini, ma ora è tutto chiarito. Io vorrei spezzare ulteriormente una lancia. Se la commissione non è venuta prima è perché non è stato fatto prima quello che doveva essere fatto, cioè messa a norma della struttura. Altrimenti sarebbe arrivata la commissione, avrebbe detto sta tutto a posto e la cosa finiva lì. Invece con la burocrazia che abbiamo noi, questa doveva partire perché c'era una scadenza, è partita, l'abbiamo recepita, ci siamo preoccupati e questa è la risposta.